La statua grottesca. Dei fatti che ineriscono ad una storia così tremenda preferirei non parlare. Ma allo scopo di ragguagliare le autorità a proposito della verità che sono il solo a conoscere, non mancherò di scrivere queste note, così che anche quando io scomparirò, preda degli orrori che mi danno la caccia, sarà possibile una dettagliata ricostruzione della vicenda che coinvolse il mio sventurato collega, il professor Friedrich Webster. Ci eravamo conosciuti nella primavera del 1938 alla Miskatonic University ad Arkham, durante un seminario dedicato a culti e religioni del XVII secolo. Il professore era da sempre un appassionato di teosofia e antropologia ed aveva letto alcuni tra i più antichi manoscritti delle filosofie naturalistiche medievali. Era possibile trovare nella sua biblioteca, oltre ad una ricca raccolta di testi dedicati all'esoterismo, una copia del libro della guarigione di Ibn Sina, il De Occulta Filosofia di Cornelio Agrippa, il De Divisione Nature di Giovanni Scoto, testi della teologia negativa di Plotino, il Trattato della Quinta Essenza di Raimondo Lullo e la Metafisica di Aristotele. In una lettera che mi giunse inaspettatamente una fredda mattina di ottobre, il professore mi annunciava di essere sulla soglia di una grande scoperta. Da principio mi venne da pensare ad un'altra delle sue spedizioni nelle giungle segrete dell'India, poiché era noto che anni prima Webster aveva portato le sue ricerche in giro per il mondo visitando gli antichi templi dei faraoni d'Egitto, rovine arcaiche in Guatemala e villaggi indigeni nelle foreste dell'Amazzonia. In particolare, sui villaggi aveva scritto e pubblicato un trattato di antropologia in cui affermava di essersi imbattuto in un culto piuttosto bizzarro, che pareva mescolare i più reconditi segreti del voodoo a quelli della Yoruba africana. I suoi adepti avevano l'abitudine di venerare i propri idoli costruendo altari di pietra e danzando attorno ad essi. Pareva inoltre che chi si fosse trovato in quelle zone durante le notti di luna piena in cui i riti venivano celebrati, avesse udito intonare una serie di canti in una lingua di cui nessuno aveva potuto riconoscere l'origine. Ricordo che all'epoca tali teorizzazioni non riscossero molto i favori della società accademica. Perfino l'Archaeological Society of America respinse a pieno rigore quelle che si definirono mere farneticazioni, perché gli idoli descritti da quella religione abominevole non appartenevano a nessuna pagina della storia umana. Dopo qualche anno seppi che Webster aveva lasciato la cattedra alla Miskatonic University, ma per evitare equivoci non mancherò di informare i lettori che le voci che mi giunsero affermavano che il professore fosse stato volutamente allontanato. In seguito aveva viaggiato attraverso il Pacifico alla ricerca di qualcosa che solo lui conosceva. All'arrivo della sua prima lettera, rimasi discretamente colpito dall'insistenza con cui mi chiedeva di recarmi da lui per discutere delle sue ultime imprese. Alla seconda lettera mi costrinsi a partire, poiché su di essa aveva posto qualcosa che accese di netto la mia curiosità accademica. Si trattava di un disegno scarabocchiato con mano svelta, ma dai tratti assolutamente chiari e inconfondibili. Il disegno raffigurava una particolare scultura che aveva le sembianze di una creatura amorfa. Essa aveva, se fosse possibile descrivere qualcosa di così grottesco, la strana forma di quella che ricordava a tutti gli effetti la testa di un polipo, grandi ali da pipistrello e un raggrinzito corpo umanoide. Alle estremità delle ginocchia ossute, la creatura poggiava il peso su lunghi artigli sporgenti. La postura illustrava che il corpo era arcuato in avanti e dalla base della scultura potevo distinguere una serie di geroglifici in un linguaggio che non riconobbi. Era di certo di matrice piuttosto arcaica, forse risalente all'VIII secolo, ma non fui in grado di ricondurlo ad un qualsiasi ceppo linguistico che avessi incontrato durante i miei studi. Non ero di certo un linguista, eppure venni rapito dall'incessante sensazione di essere di fronte a qualcosa di unico.
Webster mi ricevette in casa sua 2 giorni dopo l'arrivo della lettera. Era una fredda giornata autunnale e il luogo era invaso dal brusio delle onde e dall'aria salmastra. Il mare e la spiaggia si trovavano a pochi passi dalla casa e in lontananza, attraverso la finestra, riuscii a scorgere alcuni pescatori che stavano portando le barche al largo, accompagnati da stormi di gabbiani grigi che svettavano sopra le loro teste in cerca di cibo. Webster ed io sorseggiammo un tè caldo mentre il professore mi esponeva il motivo che mi aveva condotto lì. Era logico che il mio principale interesse era sapere dell'orrida statuetta e cosa potesse avere a che fare con i suoi studi. Il disegno, a suo dire, gli era pervenuto attraverso un antiquario di Boston, un caso fortuito e quasi innaturale. Trovatosi all'interno del negozio, Webster aveva scorto il disegno dell'orribile essere ed aveva potuto riconoscere nei caratteri alla base dell'oggetto un linguaggio che aveva già visto. L'antiquario spiegò, di fronte alle insistenze di Webster, di non avere mai visto la statua, ma che il disegno lo aveva acquistato da un uomo che aveva avuto il privilegio di osservare attentamente l'oggetto, al punto da poterne replicare distintamente non solo le fattezze, ma anche i caratteri di quella lingua sconosciuta. Webster mi spiegò che il manufatto, se davvero esisteva, era una delle ultime rimanenze di un culto primitivo che non adorava nessuna delle divinità conosciute dall'uomo. Ma lui aveva già avuto modo di vedere qualcosa di quelle rimanenze in quei caratteri sinistri scritti sulle pagine di un libro, un antico manoscritto che di recente era entrato in suo possesso, poiché era forse uno dei libri più rari al mondo. Mi spiegò che trovare la statuetta avrebbe potuto costituire la chiave di comprensione di quell'antico manoscritto. Un acceso stupore impresse il suo dominio su di me quando Webster rivelò di essere finalmente riuscito a procurarsi una copia della traduzione in greco antico dell'aborrito Necronomicon dell'arabo pazzo Abdul al-Hazred. Di questo misterioso personaggio si sapeva poco e niente, al punto che molti studiosi dell'occulto avrebbero finito per ritenerlo niente più che una figura inventata nel corso dei secoli. Si diceva fosse originario dello Yemen e che avesse vissuto nel secolo VIII, che voci oscure gli avessero suggerito come riempire ogni pagina del libro e che dopo aver terminato il suo malevolo e profetico manoscritto, mentre si aggirava per le strade di Damasco, svanì inghiottito da qualcosa di terribile, qualcosa che ridusse il suo corpo in cenere. Le copie del manoscritto e le relative traduzioni erano estremamente rare e solo pochi avevano avuto il privilegio di trovarle. Sapevo per certo che una di queste si trovava ad Oxford e un'altra ancora nella biblioteca della Miskatonic University, sotto la tutela del professor Armitage. Webster aveva un'espressione soddisfatta e non esitai a chiedergli di mostrarmi un tale tesoro. Mi condusse presso la piccola sala adibita a biblioteca, dove sulla scrivania di rigido legno poggiava la grossa sagoma scura del libro. Mi avvicinai per esaminarlo, ma quando mi trovai al punto di poterlo quasi toccare, venni assalito dalla scossa di un terrore ignoto, qualcosa che mi afferrò con prepotenza, costringendomi ad arretrare di molti passi. Le orecchie mi fischiavano e la vista per un attimo, ma solo per un attimo, si era pesantemente appannata, al punto che dovetti voltarmi e guardare altrove, dovunque tranne che verso quel libro. Webster mi offrì del brandy per riprendermi dallo shock. Continuava a sorridere con una tranquillità che trovai disarmante. «Non temere», disse. «Un tale manufatto potrebbe mettere in soggezione il più esimio tra gli studiosi». Continuò a sorseggiare il liquore senza battere ciglio. Gli chiesi che cosa intendesse fare di un oggetto così raro e prezioso e lui ribadì di essere sulla soglia di una scoperta importante, ma che avrebbe avuto bisogno della statua che raffigurava l'essere alato e deforme. Webster era a conoscenza che il professor Armitage si intendeva molto degli studi a cui era dedito e di cui mi aveva detto ben poco,
La sua idea era che io mi recassi ad Arkham per parlare con lui e persuaderlo ad aiutarmi a trovare il manufatto. Solo allora mi fu chiaro perché Webster avesse scelto proprio me. La sua reputazione ad Arkham era compromessa, ma il professor Armitage ed io vantavamo una lunga corrispondenza negli anni, successiva a una collaborazione costante durata tutto il periodo in cui ero stato un giovane studente all'università. Webster promise di citare il mio contributo quando avesse pubblicato le sue scoperte, a patto che avessi accettato di aiutarlo. Ammetto che l'idea era tutt'altro che spiacevole, se tali affermazioni fossero state reali. Una collaborazione alla ricerca di Webster mi avrebbe potuto rendere un antropologo di fama internazionale. La notte successiva, incubi indimenticabili tormentarono il mio sonno. Mi ritrovai sperduto all'interno dei cunicoli in una vasta città ciclopica, enormi edifici composti in un'architettura che non seguiva assolutamente i canoni della geometria euclidea mi sormontavano ammassandosi in giganteschi blocchi di pietra scura. Il cielo era quasi invisibile, coperto da una coltre di oscurità latente. L'aria aveva un odore fetido e un terrore costante accompagnava ogni mio singolo passo. Camminai a lungo tra quelle mura deserte, mentre osservavo ottagoni e triangoli comporsi insieme in quei titanici blocchi di granito e metallo. Notai che da ogni angolo grondava una strana sostanza che brillava di un verde assurdo e maligno. Ma non mi azzardai a toccarla, non toccai nulla in effetti se non il pavimento su cui camminavo, poiché temevo di essere infettato da quell'orribile posto. All'improvviso un boato esplose nell'aria e mi costrinse a coprirmi le orecchie. Mi accucciai sulle ginocchia mentre quel suono che metteva insieme tutti i suoni più terribili della mia immaginazione cresceva poco a poco, accompagnato da un profondo rumore di passi. Alzai lo sguardo e, paralizzato dalla paura, scorsi una figura gigantesca e deforme a girarsi tra le strutture. La sua forma non mi era sconosciuta, perché sapevo in fondo di averla già vista, e avevo tenuto fra le mani il disegno che riportava le linee che componevano quell'orrendo abominio proveniente da chissà quale abisso che nemmeno il più terrificante degli incubi avrebbe potuto mostrare. Quando il cuore mi scoppiò letteralmente nel petto, aprii gli occhi di scatto, ritrovandomi tra le mura della mia camera da letto. Un sogno. Era stato solo un sogno. Dopo circa una settimana avevo sistemato le mie faccende a Boston e preso un treno per Arkham ero giunto alla Miskatonic University. Avevo inviato un telegramma al professor Armitage per informarlo della mia visita e lo trovai più che lieto di ricevermi all'interno della biblioteca. Ci accomodammo nel suo studio e per un po' parlammo di faccende convenevoli, per lo più inerenti ai rispettivi progressi accademici. Poi gli parlai della statuetta e di ciò che raffigurava, e la sua espressione cambiò radicalmente. Non posso dire che fosse paura quella che frammentariamente saettò nello sguardo del professore, piuttosto colsi qualcosa come un vago timore reverenziale, che presto si trasformò in biasimo. Mi disse che era meglio se mi fossi tenuto lontano da certe faccende e che alcune cose, per quanto allettanti, non erano alla mia portata. Dovetti insistere a lungo prima di riuscire a convincerlo. Accennai al fatto di aver trovato qualcosa che mi avrebbe aiutato a dissipare il mistero di quell'antico manufatto e che lo avrei informato qualora la faccenda mi avesse portato a un esito positivo. Fu allora che la conversazione con il professor Armitage prese una piega che trovo tuttora difficile da esprimere a parole scritte. Esisteva, a suo dire, una sorta di rimanenza sulla Terra, una traccia di qualcosa che era esistito ere prima dell'avvento dell'uomo. Quel qualcosa veniva adorato da un culto misterioso e blasfemo, e da esso veniva chiamato col nome di Grandi Antichi. Esseri indicibili e terrificanti che dimoravano oltre le stelle e lo spazio,
filtrati sulla terra per lasciare le loro immagini, i loro idoli, attraverso i sogni, cosicché un giorno qualcuno avrebbe avuto il potere di farli tornare. Di colpo, l'immagine dell'orrenda statuetta mi colpì nuovamente, e man mano che il racconto proseguiva, mi pareva che lo spazio esterno oltre il vetro delle finestre assumesse un'aria sempre più sinistra. Armitage fece riferimento alla statuetta parlando di un sognatore, colui che dormiente e apparentemente morto sogna nelle profondità del mare, attendendo il giorno in cui le stelle saranno nella giusta posizione per il suo risveglio. Tremai al pensiero di ciò che una simile credenza avrebbe potuto comportare, a quali orribili azioni avrebbe condotto i suoi seguaci. Intuendo l'esito delle mie macchinazioni mentali, Armitage mi diede una prima risposta, alludendo ad alcuni rituali perpetrati nelle paludi della Louisiana circa 2 mesi prima. E ripensando alle molteplici spedizioni che Webster aveva condotto, mi paralizzò il pensiero della portata che un culto del genere avrebbe potuto avere nel mondo. Fu proprio a quel punto che il vecchio studioso si congedò da me, affermando che se c'era un posto dove avrei potuto trovare l'idolo grottesco, poteva essere solo lo stesso luogo dove erano stati celebrati quei rituali sacrileghi. Pochi giorni dopo mi ritrovai al dipartimento di polizia di Baton Rouge, dove l'ispettore incaricato dell'arresto dei cultisti pagani mi riferì che nessuno aveva detto una sola parola, nemmeno una dal loro arresto diverse settimane prima. Nessuno aveva idea di cosa stessero facendo in mezzo alle paludi, ma la teoria più acclarata era che fossero devoti al satanismo o a qualche espressione del voodoo. Quando domandai dell'idolo di pietra non fu affatto difficile identificarlo. L'ispettore mi aveva raccontato di averlo trovato proprio nel mezzo del cerchio rituale che quegli esaltati avevano tracciato col sangue. Quando mi mostrò la statuetta, fu come se gli incubi dalle pagine dei libri divenissero reali e tangibili. Stavo fissando l'orrore incarnato, la cosa mostruosa e indicibile che avevo visto nei miei sogni aggirarsi tra le mura verdastre dell'antica città ciclopica. Al mio ritorno dalla Louisiana, Webster aveva un'aria tronfia di orgoglio. Non mi dilungai troppo nello spiegargli come fossi riuscito a procurarmi l'idolo e non gli dissi nemmeno che non avevo mai avuto il coraggio di tirarlo fuori dal pacchetto in cui lo avevo trasportato per tutto il viaggio. Quando Webster prese la statua per esaminarla, quasi inconsapevolmente arretrai il più possibile, fino a trovarmi sulla porta della biblioteca. Il mio collega invece era inebriato. Fissava l'oggetto e le sue forme grottesche con cura e attenzione. «Ora non restano che le pagine, quelle che non ho mai tradotto», disse Webster. E grazie ai caratteri su questo prezioso tesoro, io sarò in grado di spiegare l'inesplicabile. La sua voce era cambiata, era rauca e tagliente, quasi a riflettere la follia dell'esito di una vita trascorsa nell'ossessione di cose troppo grandi per essere apprese. Ma ora quelle cose erano lì. Avvertivo il peso di quella consapevolezza quando andai a dormire, lasciando il mio collega intento a lavorare su quella che, a suo dire, sarebbe stata la sua più grande scoperta. Durante la notte le mie orride fantasie ripresero. Non riuscivo a smettere di pensare alla sinistra figura del sognatore, a quegli orrendi abissi di tenebra dove attendeva che qualcuno fosse abbastanza stolto da risvegliarlo. Fu allora che mi tornarono in mente alcune parole, le uniche che ero riuscito a leggere e tradurre sulle macabre e grigie pagine del Necronomicon, prima che la sua essenza maligna mi attaccasse. Non è morto ciò che in eterno può attendere, e col passar di strani eoni anche la morte può morire. E fosse dunque questo il senso di ciò che Webster stava facendo? Era stato così folle da voler scoprire i segreti nascosti di qualcosa di antico e indicibile che si celava nel fondo dei mari. E se ci fosse riuscito,
quale sarebbe stato il prezzo della conoscenza proibita. I miei pensieri vennero interrotti da uno strano rumore di passi, qualcuno che si aggirava per i corridoi. Mi accostai alla porta e sentii distintamente la voce di Webster nell'oscurità. Piagnucolava, mormorava parole, ma erano parole che non comprendevo. «No, no, non voglio vedere!» Lo sentii mormorare e poi gridare. Aveva la voce appannata dal sonno e questo mi fece pensare ad un episodio di sonnambulismo. Ricordai che una volta mi disse di avere quelle afflizioni fin da bambino e che spesso gli era capitato di uscire nel cuore della notte per poi essere ritrovato a girovagare per i giardini della casa in cui era cresciuto. Probabilmente stava sognando e sapevo che normalmente la cosa migliore da fare sarebbe stata riportarlo nel suo letto. Avevo la mano sulla maniglia della porta quando la sua voce cambiò. Il singhiozzo tenue era stato rimosso, assumendo una vibrazione soffiata e molto profonda. «Oh, gli dei degli inferi esterni! E quel vuoto immondo! Il mare si apre davanti a me! Ia, ia, Cthulhu, rlie!» Aprì la porta di colpo, ma non lo trovai. Mi aggirai per il corridoio, illuminandomi la strada con la luce della lampada da letto. Scesi le scale e vidi che l'entrata dell'abitazione era spalancata. Fuori il vento ululava, sbatteva e soffiava. Il cielo grigio salutava un'alba fioca che sorgeva dall'orizzonte oltre il mare d'ebano. Sulla sabbia notai una scia d'impronte, ma nessun segno del mio amico. Le seguii fino alla riva del mare, dove le onde lambivano ferocemente la riva come gigantesche e orride mani. Quasi distinto, evitai l'acqua quando fu a pochi centimetri dai miei piedi e cercai Webster con lo sguardo, ma non riuscii a vederlo. Poi i miei occhi furono attirati da un colore indistinto sul bagnasciuga. Mi avvicinai per indagare e fu lì che la trovai. In mezzo ad un groviglio di alghe, una grossa macchia di liquido rosso, condensata di una strana sostanza nera simile al petrolio, giaceva dondolata dalle onde. Giaceva lì immobile davanti a me, ma nessun corpo. Quando i domestici corsero sulla spiaggia, mi trovarono seduto a pochi passi dalla pozza di sangue, contemplando l'orizzonte nel mare che si avviava verso una tempesta. Non avevo fatto caso alla pioggia tagliente né ai boati dei tuoni che brillavano tra le nuvole cineree. Immagino che la mia mente e la mia immaginazione fossero troppo sature di orrore per consentirmi di pensare lucidamente, al punto che ci vollero giorni prima che riuscissi di nuovo a dire una frase compiuta. E quando lo feci, mi ritrovai capace solamente di ripetere ciò che aveva vorticato nella mia mente ogni attimo da quando Webster era scomparso. Non è morto ciò che può attendere in eterno, e col passare di strani eoni anche la morte può morire. Le parole dell'arabo folle continuano ancora a perseguitarmi, così come l'idolo maledetto e il libro che non avrei mai dovuto vedere. Perché ora so per certo che la mia vita è distrutta. Ora so che la più grande misericordia per un uomo è non essere in grado di vedere cosa si cela oltre gli abissi dell'infinito. Io ho visto, e ho visto troppo in fondo. Immagino il giorno in cui la cosa farà a me ciò che ha fatto a Webster. Immagino di sentire la sua voce tremante dal profondo del mare. Immagino i miei incubi trascinarmi di nuovo lì, nella perduta città ciclopica, dove ciò che non è morto attende.